Posso? Per presentare in dettaglio i servizi offerti da In Puglia. Sostanzialmente In Puglia razionalizza da un lato la spesa degli enti aderenti, principalmente tramite l'aggregazione della spesa, e l'altro obiettivo di In Puglia è quello di facilitare il rapporto tra pubblica amministrazione e fornitore. Allora, il primo servizio è quello relativo agli acquisti in convenzione, quindi acquisti a catalogo tramite negozio elettronico. Le convenzioni quadro sono dei contratti stipulati tra la Regione e i fornitori aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica. Queste procedure con i fornitori viene definito il prezzo e il massimale della convenzione, cioè i prodotti da acquistare. Dopodiché le amministrazioni aderenti ad In Puglia possono procedere ad acquisti diretti mediante catalogo elettronico. L'altro servizio, che è il primo servizio messo su da In Puglia già dal 2007, è quello di albo dei fornitori online. L'albo dei fornitori è sostanzialmente è lo strumento con il quale la Regione Puglia e gli altri enti aderenti procedono alla selezione dei fornitori per le procedure negoziate. Allora, con l'introduzione del regolamento regionale 25 per gli acquisti in economia, l'utilizzo di In Puglia, dell'albo fornitore di In Puglia e delle procedure In Puglia è diventato obbligatorio per gli acquisti in economia sotto i 200.000 euro all'interno della Regione Puglia. Per gli enti del servizio sanitario regionale vale l'articolo 31 della legge 4 del 2010, in cui si dice che sia per la spesa specifica che anche per la cosiddetta spesa economale, gli enti del servizio sanitario regionale devono fare riferimento all'albo dei fornitori in Puglia. L'iscrizione all'albo dei fornitori in Puglia è sempre aperta, quindi non è legato a un bando specifico. L'iscrizione all'albo non è onerosa, non c'è nessun fee da pagare, e sostanzialmente i beni merceologici che sono riportati nell'albo fornitori sono sia beni di tipo economale che beni relativi alla spesa specifica della sanità. Il regolamento di riferimento per l'albo dei fornitori e il regolamento regionale 28 del 2008. Altro servizio è quello relativo alle gare telematiche. Le gare telematiche sono delle procedure informatiche di scelta del contraente attuate in via totalmente telematica, appunto, dalla indizione all'aggiudicazione. In pratica su In Puglia vengono gestite quasi tutte le modalità di gare telematiche, quindi gare aperte, gare ristrette, gare negoziate sia sopra la soglia comunitaria che al di sotto della soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o economicamente più vantaggioso. Sono gestite anche le procedure in economia, quali il cottimo fiduciario, che all'interno della Regione Puglia viene utilizzato per acquisizioni tra i 40.000 e i 200.000 euro, e vengono gestite anche le cosiddette procedure informali per acquisti al di sotto dei 40.000 euro, che sono le richieste di preventivo e le indagini di mercato. Il sistema di gare telematiche consente anche la negoziazione telematica dinamica, quindi è possibile ricorrere al criterio di aggiudicazione mediante aste elettroniche, sia per procedure aperte, quindi c'è una prima fase di selezione dei partecipanti e poi l'asta vera e propria, ovvero con delle procedure negoziate con all'interno l'asta elettronica.
Nel corso, nei primi mesi del 2013 ci sarà rilasciato uno dei nuovi istituti del codice degli appalti, che è il sistema dinamico di acquisizione, attualmente in fase di sviluppo. Il sistema dinamico di acquisizione è una procedura totalmente telematica per acquisti di beni standardizzati, in cui c'è un primo bando di qualifica dei fornitori che è sempre aperto e confronti competitivi periodici che avvengono sempre in via totalmente telematica da parte degli aderenti in Puglia. A questi servizi sostanzialmente noi forniamo un servizio di assistenza agli utenti tramite helpdesk telefonico o tramite l'invio di un'email a helpdesk@impuglia.it. Le risposte in genere sono sempre tempestive. Come si accede ai servizi? Sostanzialmente si accede ai servizi mediante il portale www.impuglia.it. È un portale informativo, è un portale di accesso ai servizi, ma è anche un portale che tenta di semplificare il rapporto tra acquirenti ed operatori economici. Tutte le comunicazioni dal portale verso gli operatori economici sono fatte tramite PEC, quindi l'operatore economico che si iscrive al portale ha la notifica tramite PEC con le credenziali di accesso. L'operatore economico che si iscrive all'albo di fornitore ha la notifica della chiusura dell'istruttorio e così via. L'operatore economico che partecipa alle gare di Puglia ha la possibilità di firmare digitalmente e inviare tramite il portale tutta l'istruttoria e tutta la documentazione. Il canale di collegamento tra il portale e gli utenti di Empuglia è un canale criptato ed è diciamo un canale sicuro. Vi illustro brevemente la struttura del portale. Sostanzialmente il portale è suddiviso in tre aree. Un'area diciamo informativa centrale, in cui c'è la pubblicazione periodica di news per l'indizione di nuove gare, gli avvisi di aggiudicazione, avvisi sull'interruzione del funzionamento del servizio e così via. Sempre sul portale troverete la possibilità di abbonarvi a queste news per riceverle per posta elettronica tramite RSFI. Poi c'è un'area di comandi a sinistra in cui sostanzialmente è possibile accedere direttamente alle pagine relative alle gare, sia tradizionali, in genere le gare aperte sopra la soglia comunitaria sono ancora fatte per via tradizionale, oppure per accedere alla pagina delle gare telematiche che vedremo più in dettaglio. Oltre che all'accesso a questi servizi, è possibile tramite l'area di comando di sinistra accedere alle linee guida, alla normativa di riferimento per Puglia e ad accedere ad alcune delle FAQ per evitare di riproporre quei siti già diciamo in qualche maniera discussi. A destra invece c'è un'area in evidenza, in particolare sono delle aree o dedicate a degli utenti particolari, come nel caso dell'area Spuglia che tratta gli acquisti di farmaci PHT, oppure sono
dei sottositi dedicati o all'albo delle determinazioni di affari generale, oppure adesso abbiamo inserito anche l'albo degli avvisi. Allora, l'introduzione del regolamento regionale sugli acquisti e economia fa sì che l'albero merceologico dell'albo dei fornitori viene costantemente mantenuto, quindi tutti gli avvisi relativi all'apertura di nuove categorie merceologiche le potete trovare in questa area in evidenza. In alto a destra invece è possibile individuare i due punti di accesso sia per l'utenza che già dispone delle credenziali di accesso ad Empuglia, sia i nuovi gli operatori economici che intendono registrarsi per la prima volta al portale. Allora, relativamente alla pagina delle gare, la pagina delle gare ha al suo interno un motore di ricerca che permette di individuare velocemente le procedure concluse, le procedure in vigore, le procedure attive, e di selezionare i bandi di gara per tipologie, servizi e forniture. Dopodiché un motore di ricerca interno per selezionare la singola gara. Ad ogni gara è possibile guardare la pagina di dettaglio della gara, nonché quando disponibile guardare i risultati di gara. Qui faccio una prima precisazione. Cliccando sulla singola procedura di gara si possono avere due tipologie di pagine: o le procedure negoziate, in cui sostanzialmente c'è la descrizione breve della gara, l'importo a base d'asta, eccetera, e poi nelle note la presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla stazione appaltante. Quindi, se si è un operatore invitato, si riceve una notifica tramite mail di partecipazione alla gara. Si va sul sito con le credenziali e si trova tutta la documentazione per partecipare alla gara. Se non si è invitati alla gara, si può leggere soltanto la descrizione breve. Per le procedure aperte, invece, la pagina di gara comprende tutte le informazioni e tutti gli allegati della gara, ed inoltre, in basso a sinistra, ci sono, diciamo, due pulsanti. Uno partecipa e l'altro richiesta di quesito. Con partecipa si viene direttamente dirottati alla pagina in cui sono richieste le credenziali. È possibile inviare dei quesiti anche se non si è registrati alla piattaforma. Ora, come ci si registra? La registrazione è completamente automatica, è semplice e veloce, cioè dall'home page comando registrati porta ad una pagina dove c'è la possibilità sia per gli operatori economici che per gli enti aderenti. Per l'operatore economico basta seguire il messaggio vai alla registrazione dell'operatore economico. La registrazione è semplicissima, è fatta sostanzialmente sulla base di tre schede. In una prima scheda si danno le informazioni generali relative all'operatore economico, nella seconda scheda si immettono i dati relativi al rappresentante legale dell'ente, nella terza scheda si accettano la disciplina d'uso, il trattamento dei dati e si invia la procedura. Allora, qui è molto importante l'indirizzo di mail indicato nella seconda scheda, cioè quella del rappresentante legale, che preferibilmente dovrebbe essere PEC, perché a quell'indirizzo di mail vengono notificati tutti gli avvisi da Empuglia all'operatore economico. L'iscrizione è di tipo assistito, nel senso che la mancanza di uno dei dati
richiesti, che sono indicati con l'asterisco, impedisce di passare alla scheda successiva. Allora, alla fine di questa attività di iscrizione, quando l'attività va a buon fine, il portale in Puglia manda tramite posta certificata, notifica le credenziali. Qui vediamo un esempio di notifica. Con queste credenziali è possibile accedere per la prima volta al sistema. Si è forzati a cambiare la password per motivi di sicurezza. Uno degli errori ricorrenti è quello di pensare che, fatta questa operazione, si è iscritti all'albo dei fornitori. No, fatta questa operazione, che è totalmente automatica, si è iscritti al portale. Il passo successivo è quello di iscriversi, qualora si intende fare, all'albo dei fornitori. All'atto dell'iscrizione e quindi avute le credenziali, dopo la prima registrazione, col cambio della password, ad ogni operatore economico viene creata una work area. In questa work area sono sostanzialmente presenti tutte le operazioni relative all'iscrizione all'albo dei fornitori. Quindi la prima volta che ci si collega, il sistema instrada l'operatore economico verso i passi successivi per l'iscrizione all'albo dei fornitori. C'è un altro folder relativo ai bandi di gara, sono procedure aperte, e questo folder è suddiviso in due aree specifiche. Un'area relative alle procedure aperte pubblicate sul portale, e l'altra invece tiene in maniera ordinata tutte le procedure aperte o ristrette a cui l'operatore economico sta partecipando. L'altro folder è il folder inviti, che riporta in maniera ordinata tutti gli inviti che l'operatore economico riceve da in Puglia, quindi gli inviti alle gare, alle procedure negoziate, alle procedure in economia e così via. Un ultimo folder è dedicato alle comunicazioni. Il software di in Puglia ha un sistema di protocollazione interna, quindi tutte le comunicazioni sono protocollate, l'operatore economico tramite un motore di ricerca interno può ritrovare tutte le comunicazioni protocollate. Allora, alcune notizie sintetiche relative all'albo dei fornitori. Allora, attualmente dato a ieri sera, le imprese registrate al portale erano 2.852, le imprese iscritte sono 1.654, le imprese certificate, allora qui per imprese certificate sono imprese che in qualche maniera hanno perfezionato l'iscrizione con la firma digitale, perché da quest'anno abbiamo ereditato, siamo passati ad una nuova piattaforma e abbiamo ereditato le imprese iscritte nella vecchia piattaforma, quando ancora non era richiesto l'utilizzo della firma digitale. Allora, la caratteristica quindi dell'albo dei fornitori è l'albero merceologico di cui si parlerà durante la demo live successiva. La procedura di iscrizione è completamente telematica e richiede la firma digitale. Qualsiasi notifica dell'esito dell'istanza, che avviene in 20 giorni, quindi l'imprenditore che ha presentato un'istanza di iscrizione all'albo dei fornitori, entro 20 giorni di norma ha una PEC con l'esito dell'istanza, che può essere un esito positivo
e allora l'azienda è iscritto là in auto, può essere un rifiuto e quindi l'azienda deve ripresentare la candidatura, oppure sono richieste le integrazioni. L'aggiornamento da parte dell'operatore economico è sempre attivo, ma a norma di legge dovrebbe essere ripetuta l'iscrizione almeno una volta l'anno, e perfettamente l'albo dei fornitori è perfettamente integrato con il sistema delle gare telematiche. Quindi, brevemente, l'iter di iscrizione all'albo è: il fornitore si iscrive al portale, compila l'istanza in tre schede differenti, anagrafica dell'impresa, rappresentante legale, accetta le condizioni d'uso del sistema, invia l'istanza firmata digitalmente, entro 20 giorni o anche prima, all'esito dell'iscrizione, con una accettazione, una richiesta di integrazione, un rifiuto, il mantenimento dell'istanza è sempre aperto, cioè i dati possono essere cambiati in qualsiasi momento, almeno una volta l'anno bisogna ripetere la procedura di iscrizione. Ora, molto brevemente, anche perché sarà l'oggetto di una demo live successiva, il flusso delle gare telematiche. Sostanzialmente il flusso delle gare telematiche avviene in tre momenti. Un primo momento è quello dell'ente che aderisce ad Empulia e decide di indire una gara. Allora, l'ente che partecipa ad Empulia si collega alla piattaforma, crea la procedura di gara. Nel caso di procedura negoziata, ricerca in albo i fornitori da inviare, compila le due o tre buste, quindi busta amministrativa, busta tecnica e busta economica, invia, e quindi partono le notifiche verso i fornitori. Attualmente sul portale vengono pubblicate le gare superiori ai 40.000 euro automaticamente. Il fornitore riceve l'istanza, legge la documentazione di gara, può sottoporre dei chiarimenti sempre utilizzando la piattaforma, quindi non deve cambiare il sistema, partecipa alla gara in qualche maniera, in maniera assistita, compila le buste, invia la domanda di partecipazione. Vi informo che un secondo rinvio di una domanda di partecipazione annulla la precedente, quindi è possibile reinviare la documentazione di gara qualora si è sbagliato, purché si rimane nei tempi della procedura stessa. A questo punto l'amministrazione aderente ad Empulia può, tramite piattaforma, rispondere ai chiarimenti, rettificare la gara, e ha tutti gli strumenti per procedere con la commissione di gara, come vedremo, con l'apertura delle buste, sino alla comunicazione dell'aggiudicazione sul portale. Sì, allora grazie a Bruno Marolla per aver illustrato, come dire, i servizi di base della piattaforma in Puglia.